E la De Marista è stata sempre legata qui per con Padre Pio, e ogni volta che avveniva Padre Pio gli chiedeva le grazie, perché la gente chiedeva le grazie, e la De Marista diceva: io devo chiedo questa grazia, quest'altra grazia. E Padre Pio diceva: chi paga, io o tu? E la De Marista diceva: posso mai farti pagare, padre? E pago io. E da quell'istante la De Marista si metteva a letto con febbre alta, e per tutti i giorni di permanenza di pellegrinaggio qui a San Giovanni, sempre con la febbre alta. Il giorno della partenza, completamente sfebbrata, riparte per la sua patria, per la sua zona. Una vita di densità di amore e di beneficenza. Queste sono le opere del Signore che ha attuato mediante Padre Pio e mediante la De Marista. Siamone grati a Padre Pio e alla De Marista, che muore qui a San Giovanni Rotondo in Castelsollievo 2 anni fa, per cui oggi il ricordo è un fatto spontaneo e naturale. Anzi, approfitto per ringraziare le suore San Giuseppe, che sono state sempre legate alla De Marista e che l'hanno assistito anche fino nella malattia mortale, e tutti i figli spirituali della De Marista, per essere sempre fedele e coerente con l'insegnamento che hanno ricevuto.